Buonasera radioascoltatori, da parte del professore Ettore Pistacchio, dalla rubrica Imburuchi Donnacchio. Amici, questa settimana i imburuchi sono tanti e cercheremo di risolvere assieme a degli ospiti che abbiamo qui nello studio e vi li presento subito. E abbiamo alla mia sinistra la dottoressa Massubbia. Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei. Poi abbiamo il dottor Mangupila Chiappa. Buonasera, dottore. Buonasera, ogni tanto Chiappa. Poi abbiamo il primario venuto apposta dalla Spagna, che è il dottor Come Stabius da Carina. Buonasera. Buonasera, dottore. Buonasera, buonasera. Benvenuto in Italia. Spacchetti, spacchetti. Il primo caso di questa settimana ci viene segnalato dalla signora Maria di Raddusa, che mi scrive e mi fa sapere che suo marito, durante, diciamo, l'approccio amoroso, non riesce a concentrarsi perché la signora Maria purtroppo ha delle perdite di aria della competitaria culinaria e scoreggia, ci scappa qualche pirito e il marito purtroppo non riesce a concentrarsi al massimo. E vediamo se possiamo risolvere questo caso. Signora Maria, mi ascolti bene. Io le consiglio una bella cura di riso. Lei per 10 onne mangia belle pignatone di riso e muncitini di limone, mattina, mezz'ora e sera. E vediamo così se singe, o meglio un birro, allora scarici. Scusi signora, era per fare rima, ma lo vanno a fare. Signora, se lei ci finisce sto sgruscio, guardasse che suo marito c'è chiara da carina. Abbiamo una telefonata. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? La signora Anna di Rocca Lumera. Sì, signora. Sì, ho capito. La signora mi dice che suo marito è un po' freddolino nei suoi confronti. Ma mi scusi, signora, lei ogni tanto ce la fa venire la paella pelusa. E lui reagisce, ci sa la telecamera, non lo so. No? Ma mi scusi, quanti anni ha suo marito? 85 anni. E lei quanti anni ha? 35. Ma allora lei insomma le dava per i soldi. E allora chi c'è? Cerca ancora stimoli, cose di suo marito. Signora, lei usava che a tenere suo marito c'aveva un bottuso. Mi chiasso io d'occhio l'uomo, un fila e vira su parte. Sono un batte, cacci in fila lui. Abbiamo la seconda telefonata, pronto? Ti chiami Orazio? Sei di Avola. Avola. Sì, ho capito. Orazio mi fa sapere che ce l'ha 35 centimetri. Wow! E vuole sapere se è normale o lunga. Beh, vedi, siccome ora sono in trasmissione, io... Ma tu c'hai premura? Ti puoi conoscere un pochettino? Siccome io sono in trasmissione, ti volevo rispondere, cari amici, ora la trasmissione. Aspetta in linea. Cari amici, la trasmissione questa settimana, come vedete, volge al termine. E sei in linea, Orazio? Aspetta, mi raccomando, aspetta. Perché ho ricevuto una telefonata di un caso molto raro e devo risolverlo da solo perché... Ci tengo. Orazio, sei sempre là. Allora, buonasera a tutti dal dottore Ettore Pistacchio. Un po', Orazio. Sì. Sei là? Ma che sei andata alla visione? No, ma abbiamo chiuso. Siamo fuori onda. Aggiungici. Sì. Senti, ma per vederci subito. Subito? Sto pensando quei 35, ma... Io non ho visto niente. Ma ce n'hai soldi, eh? Se c'ho soldi... Certo. Ce l'ho soldi, perché? L'hai 150.000 lire. Per vederla ci vogliono 350.000 lire. Certo. E quanto me la passi? 10.000 centimetri? Che vuoi? Ma di che razza sei? Popotamo. Una bella razza. Ma almeno fammi lo sconto. Perché c'è questo, te levo 50.000. Ok, il prezzo è giusto. Come restavo? Quando ci vediamo? Romano. Romano? Non è troppo tardi. Perché è troppo tardi? Stasera. L'hai i soldi? No, non ce l'ho, devo prenderli in banca io i soldi. E allora ne vedremo romano. Come? E che vuoi, romano? Dai, 35. Domani? 35.
35 d'un sonno. Mi farei dormire, 35. Ciao. 35. A notte è un'altra tariffa. Ma perché di notte che sai di costo? Domani. Niente, bene, ma finalmente quando mi costi? Domani. Non è meglio da mettere in da carina tu stesso. Domani. Domani. Domani.